Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo tornati su Snack World, anche se ora si vede tutto nero. Oggi comincia ufficialmente il secondo capitolo, diciamo che potevo anche completare il primo con magari con un po' di editing strategico. Continuiamo quella di Link, 1:21 perché appunto, come ho detto, ho giocato un po' per conto mio. Attenzione, il tempo è denaro. Lasciate che il sultano vi mostri come spenderlo saggiamente. Date un'occhiata al mio volto, che cosa vedete? Una pelle incredibile, eh? Sì, anche un doppio mento incredibile, più grosso del mio, il che è tutto un dire. Qual è il segreto della mia pelle morbidissima? Beh, questo! La crema idratante estrema Cacanel numero 5. Wow, ma è fantastico, sultano aceto! Dove ho comprato quella crema? La Cacanel numero 5 è disponibile solo sulla televendita del sultano. Sì, però che... cioè, guardate la collana qui, è un PNG incollato malissimo. Su 3DS non si vedeva, ma qui sì. Ma dovrete attendere la prossima consegna, amici. È così popolare che è già esaurita. Questo se la ride un po' troppo. Crema estrema, il dolcetto del caccalamaro. Caccalamaro? Sì, è quello che è, un calamaro cacca. Babbo Natale ci accoglie. Oh oh oh, eccoti finalmente, ragazzo mio. Ti ho chiamato qui per una ragione importantissima, ovviamente. Quale maestà? Devi trovarmi un po' di crema idratante estrema del caccalamaro. Così mi ha detto la mia piccola Melina, e io te lo ripeto. Devo averla assolutamente, lo desidero, mi serve. C'è un'altra crema che potrebbe idratarti meglio. Ecco il mio segreto. Crema di... Calma, ci penso io. La recupererò per te, principessa. Questo qui ovviamente è un morto di fame. Beh, insomma. Lo farei davvero, Chap, per me? Ma certo, ma io e gli altri hanno detto che avevano da fare e se ne sono andati. Chissà perché. Ma sappi che io farei qualsiasi cosa per te, principessa Melonia. Grazie. E così andrai da solo? Sei sicuro? Credo di sì. Anche se sconfiggere Cacalamaro da solo potrebbe rivelarsi... E allora voi due andrete assieme. È deciso per decreto reale. Ok, credo che questa parte sia necessaria farla con Chap. Perché stavo pensando che magari andiamo insieme. C'è Chap perché... abbiamo scelto nella prima missione quando in realtà c'è Chap perché è Chap, proprio è scriptato. Ottima idea! Assieme potremmo essere in grado di eliminare il caccalamaro. A meno che davvero non siano stati furbi e abbiano programmato altri dialoghi in base agli altri personaggi che magari io avevo scelto all'inizio. E quindi il personaggio che io sceglievo per la prima missione mi diventava compagno. È interessante magari provare anche altre avventure, altri salvataggi per vedere i possibili outcome. Ed è molto interessante, però magari poi è scriptato e ci rimango male, quindi non lo faccio. Diamoci da fare, Link. Puoi scommetterci, certo, con te va benissimo, Chap. Anche su Yokai Watch Pony sei forte. Non temere, principessa, ti salveremo la pelle! Ecco. Mi hanno detto che il caccalamaro è stato avvistato nei pressi delle sabbie saltimbocca. Un calamaro desertico? Cosa? Sì. Ah, Calimari Desert, è giusto! Freebooting! Esatto. Non so perché si trovi lì, ma è così. A quanto pare sta attaccando l'oasi per rubare l'acqua. Beh, se sono un calamaro e sto nel deserto senza acqua, che faccio? Mi stai prendendo in giro? Non è che mi stai raccontando delle fanfaronate? Ah, giusto, prima di partire lascia che ti dia questo. Licenza ambasciatore, i passanti ora possono visitare il tuo mondo attraverso la comunicazione online. Ah sì, ecco un'altra cosa che ti servirà per giocare online, licenza Pixie Amici. Vabbè, si è capito. Però online ci sto sempre perché perché Switch lo tengo sempre in... lo tengo sempre online. Buona fortuna Link e Chap. Vi attenderò con ansia. Missione grado 2, per forza. Questo gioco, ragazzi, è fantastico. Se avete possibilità, compratelo. È un consiglio disinteressato. Attenti! Vi state allenando a dovere, soldati? Ho sentito che l'operazione Occhio Viola è stata un successo.
Ora puoi considerarti un vero avventuriero, un esploratore di dungeon, di snack world a tutti gli effetti. Continua così e vediamo su quali altri tesori riuscirai a mettere le mani. No, non... Dai, su. Sì, adori prendermi a calci. Se ti fa piacere, io non è che mi tiro indietro, però... Insomma, dopo un po' inizia a far male il sedere. E si può giocare anche online, ovviamente. Beh, ci mancava. Licenza Fabbro. Puoi potenziare armi e armature tramite la fortificazione del menu averi. Quindi magari un cappello può diventare un elmo. Anzi, devo ancora finire a fare i cappelli che ho iniziato l'altra volta. Fabbricazione. Questo, possiamo... Vai, gomma. Non ho altri materiali! Che... No! Non posso finirlo! Va bene, a questo punto allora direi di andare un attimino in missione. Facciamo... E possiamo vincere dei bei premi, ragazzi. Facciamo queste qui, dai. Così aumentiamo anche di livello, poi. Perché oltre a prendere, insomma, anche dei punti esperienza piuttosto... utili. Che poi comunque, ragazzi, questo qui è andato. Spiffer è andata, bene. Ah, allora mi consigliano l'arma. Ora ho capito. Interessante questa cosa. Livello missione 10. Ah, ora ho capito. Il grado non c'entra niente. Ok, un po' di materiali, buono, ci serviranno appunto per craftare. La patata a formaggio, oh, per aumentare la tua salute e resistenza alla nausea. Che poi sono anche di livello alto le missioni secondarie, non è che sono facili da fare subito. Però almeno combattendo contro mostri più forti, ti livelli prima, ti livelli. Il che è buono. Sì, le missioni secondarie ovviamente sono come su Yo-Kai Watch, sono un po' variegate. Il che è buono, ti dà opportunità di levellare e di capire meglio come funzionano anche le meccaniche. Perché Yo-Kai Watch sì, sembra tutto quanto facile, ma ora che impari quali sono gli yokai più forti, perché non sempre il rango più alto vuol dire yokai migliore. Anzi, questo forse su Puniponi, non sulla serie normale. Ovviamente riceviamo due pugnali, il che vuol dire che possiamo, volendo, potenziarlo anche subito. Però bisogna vedere quanto vale questo pugnale, effettivamente. Perché se vado su pugnale, vedi, metto un pugnale e metto uno, due e tre. Più potente. Livello 2. Puoi applicare il colore verde, puoi cambiare colore ogni volta che mettiamo il colore verde. Vai, figo. Vedi, è utile perché è forte contro un tipo di nemico che io non ho. Contro il tipo vento, sì, tormento del vento, esatto, tormenta il vento. Quindi è utile avere un pugnale ed inoltre è anche più forte di quello che era all'inizio. Ora è a 95, più forte di tutte quante le altre giare. Ok, questo qui è il blacksmith. Vediamo un po'. Sì. Chi è questo mo? Bla 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 eccetera, dai un'occhiata in negozio. Catalogo sorbetto fedeltà. Allora, scambia carte. Dovrei avere delle carte di Melonia. Sì, tutte qua. Ogni manuale devo fare, dai. Che come Melonia non ci faccio niente con le carte di Melonia. Vuoi rifornire l'armeria? Certo. Fatto. Ok. Catalogo sorbetto fedeltà. Un po' di punti ce li ho. Quanti punti ho? 300 punti ho. E compriamo... Aspetta, no, posso un attimo... tenermeli e magari acquistarli più là. Posso acquistare le... No! E così me lo dice che posso acquistare le spade qui? Beh, colpa mia che non ho controllato, ma acquisto una spada? Vuoi equipaggiare? No, calma, calma. E ricevo anche punti sorbetto. Ok, potenzio anche l'arco perché lo compro. A posto. Allora, andiamo subitissimo a potenziare le armi, raga. Vai, alloca la spada. E fortificazione completata. Bene. Livello 2. Colore marrone no, mi fa quanto schifo, sinceramente. Mi dispiace dirlo, ma è così. Allochiamo. Cos'è? Rosa? Ah, ci vuole due rosa! No! Ah, cilindri. Vabbè, ho potenziato la spada. Almeno...
Almeno questo, che poi il colore. Chi se ne frega del colore, fammelo senza colore. Però ho una carta per appunto pescare una spada, un'arma. Insomma, per la pesca qui. Non so come l'ho presa, ma ce l'ho. Quindi pesca. Uso un coupon, vai. Dai, dai, un premio, almeno un secondo premio, dai. Settimo premio. Cos'è? Gemma ottusa. Ah. Cosa ci faccio con la gemma ottusa? Allora, Cuggio, questo episodio è stato un po' un episodio riempitivo, insomma, per vedere meglio come funzionano le meccaniche e anche qualche missioncina extra, in modo così da aumentare il nostro livello combattivo. Credo che ne farò altre, perché appunto, ragazzi, se no non si va avanti, cioè... Quindi Cuggio, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, nel prossimo ovviamente andremo avanti con la missione, è chiaro. Io vi ricordo che in descrizione c'è sempre il link per Instagram se volete seguirmi, dove pubblico aggiornamenti e anche qualche foto a tema nerd. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!